Che mattinata al Museo del Genoa! Dopo gli incontri con Mario da Pozzo a Como, Antonio Colombo ed Enzo Chetta al museo, sabato mattino i deus ex machina del Museo del Genoa, Giovanni Villani e Franco Abrile, hanno fatto bingo. In un sol colpo, l'incontro con Giovanni Bolzoni, oggi 82enne, guizzante ala, soprannominato Sconquasso per il suo modo gagliardo di giocare, al Genoa per tre campionati dal 60 al 63, e Luciano Piquet. Di Piquet abbiamo già parlato, dedichiamoci a Sconquasso. Al Secolo, dicevamo, Giovanni Bolzoni, classe 1937, che dalle file del Guardamiglio venne prelevato giovanissimo dai cugini della Sampdoria, con la quale vinse il torneo di Viareggio nel 58. Esordì in blu cerchiato nel febbraio dello stesso anno, disputando da titolare l'intero girone di ritorno. Nell'estate del 1960 poi la virata in rosso-blu, e con il Grifone disputò tre stagioni, contribuendo con 7 reti alla promozione in A nella stagione 1961-62, realizzando poi 2 reti in 20 incontri nell'annata successiva. Bene, Museo del Genoa, un grande campione, un grande ospite, Giovanni Bolzoni, al museo dopo tanti anni. È una cosa impressionante per me, perché è la prima volta che ero già stato, ma avevo fatto un giro così di... Adesso vedo delle cose che mi lasciano dentro. Allora, Giovanni Bolzoni è arrivato a Genova. Io sono arrivato a Genova da Lodi, Codogno, la Bassa Lodigiana, però Sampdoria. Dai cugini. Sì, sono partito di lì, ero con Comini, facevamo allenamento a Cornigliano, il vecchio stadio, e poi ho cominciato lì, facevo tornei, il Tosati, Viareggio, abbiamo vinto. Hai vinto il Viareggio? Viareggio abbiamo vinto, no, io ho fatto 4 Viareggio. Un primo, secondo, un terzo e un quarto. E per Bacco. E poi il passaggio al Genoa come è avvenuto? Beh, è venuto che ero, mi ricordo che ero in campagna da qualche parte, mi è arrivato una, adesso sinceramente... Telefonata, io... Non ce n'erano telefonini a quei tempi. Comunque, mi ha chiamato Tosi. Il vecchio Aldo Tosi. Mi ha chiamato, mi ha detto: Bolzoni, venga, che lo sa che se lo è. E lì c'era Bandettini, Da Pelo e Piaggio, che erano i dirigenti, e mi hanno detto: ah, Bolzoni è contento. Certo che sono contento. E da lì è cominciato. Bene, poi. Quindi poi Genoa è un grande campionato di Serie B in Serie A. Poi addirittura con il Napoli, dove ha giocato con Altafini, Sivoli. Poi sono andato a finire a Napoli così anch'io. Sono arrivato là, mi sono trovato Canè, Sivori, Altafini, Giuliano. È una grossa soddisfazione. Sì, beh, certo. Era per me che lo facevo, che io avevo solo... Io guardo il calcio, se me dicevi chi è il Presidente della Repubblica, non lo so. Ma non perché... era ignorante, ma perché io, a me non mi se io vedevo il giornale, prima pagina andavo allo sport e chiudevo, ignoranza quella. Vabbè, ma non è vero, erano altri tempi anche. Altri tempi, ecco, il calcio di oggi come lo vede? Ma il calcio di oggi è un calcio giocato, un calcio, non lo so come chiamarlo, è tutto messo in modo che tutti sanno quello che devono fare, prima di tutto, quello è l'importante secondo me. Ognuno sa, va in campo e sa, l'allenatore, non so chi, hanno li mettono in condizione di entrare in campo sapendo quelli che cosa devono fare, com'è la squadra, sanno morte, vite, miracoli. Beh, diciamo che ormai è un altro sport. Allora, a questo punto diciamo, Giovanni Bolzoni, c'è la telecamera, mandi un po' un saluto guardando là ai tifosi, agli sportivi liguri. Mando un tifoso a tutti gli sportivi,
genovani e sampdoriani, perché io par condicio. Par condicio. Grazie. Speriamo di, che facciamo tutte e due le squadre vadano meglio. Meglio e non rischiano la B. Perché... Grazie. Insomma, per Bolzoni e Piquet, una grandissima mattinata, piena di ricordi e commozione, per due grandi atleti e soprattutto due grandi uomini. Bravissimi gli organizzatori Villani e Labrile e complimenti per questi splendidi ritagli di un calcio che non c'è più. Aspettiamo con piacere altri grandi protagonisti del Grifone di tanti anni fa.